Buongiorno a tutti, eccoci tornati con un nuovo video. Allora, un secondo che stavo controllando, no, dovrebbe andare bene. Allora, eccoci qua, tornati da Anna e Martin. Allora. Oggi, io ieri ho giocato, cioè ho fatto finire la giornata rispetto a quello in cui eravamo rimasti l'ultima volta. Allora, perché non posso buttare il cibo avariato? Necessario un bidone dei rifiuti. Qui ce l'abbiamo. Comunque, quello che pensavo di fare era radunare il club. E magari aggiungere queste altre due persone e cogliere l'occasione per fare una cena qui in casa, fa facendo prendere una giornata di ferie a Martin, che ha 6 giorni, per completare questo punto dell'aspirazione. Quindi, butta il cibo avariato, adesso me lo fa fare. Dunque, ricordiamoci, gli amici di Brindleton sono Anna, Martin, Simone, Chiara, Gianluca, Priscia. E vediamo chi possiamo aggiungere. Allora, io proverei a fare loro due. Proviamo. Ah, se no, guarda, facciamo loro. Eric. No, vabbè, li avevamo usati in. No, scherzavo, ho detto una cavolata. Vanno bene loro, dai. Almeno arriviamo a fare questo punto. Oh, lei quindi ha già soddisfatto l'aspirazione. Ah, cavoli. Beh, vabbè, tanto meglio, no? Allora, oggi anche la giornata da pirata non mi fa particolarmente impazzire. Comunque, va bene. Allora, tu vai in bagno. Fai colazione e intanto Anna aggiorna il suo profilo sui social. Anche se vi devo dire la verità, secondo me lei, non lo so, non sta trovando le giuste ispirazioni, quindi è un momento che è un po', bloccata. Anche l'ultima volta le ho fatto fare gli incarichi, le ho fatto pubblicare la foto, però non è, non sono piaciute, le hanno detto, gli hanno dato 0 follower in più, insomma, vedo che manca un po' di spinta creativa, ecco, diciamo così. Oggi è piaciuta, ieri no. Questo si fa la colazione apposta, ma va bene, tutto normale. Cosa si è preparato da mangiare? Scusami. Intanto ha raggiunto il livello 8, top. Ha preparato degli spaghetti. Allora. Adesso non starti a cucinare il mondo, ma prenditi qualche cosa da colazione. Non abbiamo nulla. Non posso neanche mangiare. Allora te le metto qua e faccio mangiamela, mangiamela. Mangiamela. E mangiane un'altra, dai. Ok. Allora, io direi che potremmo fare un bel oissa, dai. Così facciamo anche questa giornata del pirata. Tra l'altro, a lui che non piace sta già andando bene. Comunque, lei ha flirtare con Martin e glielo lasciamo. Usare interazioni buffe, ma sì, tanto adesso creiamo l'evento sociale. Chi è che chiama? Priscia. Trovo che Roberto Gentile sia piuttosto carino. Allora, Roberto Gentile non ricordo, però gli diciamo di sì, così. Allora, no, non è tra questi, però non fa niente. Direi che possiamo creare
l'evento sociale, perché tra una cosa e l'altra potremmo fare un bel pranzo, così può anche andare al lavoro. Sì, dai, un bel pranzo del sabato. Allora, tra l'altro è inverno e io con loro vorrei anche andare in montagna. Qua vedete l'escursione alpinistica, sì. Dunque, festa con cena, qua. Non me lo fa fare a obiettivi, fantastico. Perché no? Se io la cancello? Sì. E io faccio ora pianifica. Mi dispiace, ma tanto della giornata da pirata, insomma, non è fondamentale. Oh, festa con cena. Padrone di casa loro. Ospiti e facciamo venire tutto il club. Casa questa, sì. Perché non va bene? Tutti i sim dei ruoli richiesti. Padrone di casa loro. Fornitore di catering. No, nessuno, cioè siamo noi. Allora, prepara una porzione multipla. Allora, io faccio cucina e direi che per l'occasione potremmo preparare. Facciamo che li ha invitati qui per fargli provare questo qui. Vegetariano, yakisoba vegetariano, si è adatto un po' alla cucina orientale. Bella Anna così. Allora, tu Anna fai i soliti convenevoli quando arrivano tutti, con calma. E già che ci siamo, facciamo partire il raduno, dai. Scambio di battute su una vecchia amicizia. Chiedi della sua giornata. Ringrazia per la presenza. Abbraccia, insomma. Ciao Priscia, ringrazia per la presenza. Ringrazia per la presenza. Ringrazia per la presenza. No, 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 no. Chiama a tavola. Oh. Poi, grazie per la presenza. Ringrazio per la presenza. Discuti dei sapori, intanto com'è? Eccellente, vabbè, avevamo dubbi, io no. Guadagna l'argento, ma noi siamo già oro? Sembra già oro. Boh, lo prenderà? Chi può dirlo? Oddio, no, perché con questo? Rallegra che non usi interazioni flirtanti e che li usi solo con. Questo non mi fa fare nulla, però fa niente. Rallegra, ringrazia per la presenza. Racconta una barzelletta a Simone. Sì, la loro casetta è ancora un po' spoglia, però dai, ci stiamo lavorando. Con chi sta flirtando questa? Boh, speriamo in bene. Perché è così flirtante? Dai, fai bacio a lui. Sfogati un attimo perché non vorrei mai creare problemi.
Tu racconta un'altra barzelletta sulle scimmie. Tuttavia. Oh, questo è l'argento, quindi dai, possiamo anche fermarci qui. Questo lo mettiamo via. Allegra. Chiedi del cibo. Così vediamo subito. Fantastico questo bug. Scusate se ci sono momenti di silenzio, ma non sono più abituata a parlare mentre gioco. Ecco, ce l'ho fatta a dirlo. Martin inizierà il lavoro tra circa un'ora. Adesso vediamo. Ma mangia ancora? Va bene, basta che non sia incinta di nuovo, ti prego, perché non voglio avere troppi fratelli, sorelle, perché sennò rischierei di trascurarli e non voglio. Bene, allora io direi che comunque i punti del club ne abbiamo un po', vediamo che cosa possiamo fare. Dai, facciamo questo. Dai, vai in bagno, non ti vergognare, sono i tuoi amici. No, vai al lavoro. Festival della neve. No, sarebbe stato bellissimo. Comunque direi che domani si fanno una bella giornata sulla neve. Non hanno mangiato? Qua si salutano tutti. Lui è andato a lavoro. Io spero che valga. Quando l'evento inizia? Sì, dai, io penso di sì. Oh, pietra miliare completata. Vediamo un po' cosa dice. C'è un appendipendolo decorativo nell'inventario dell'unità familiare. Vabbè, crea tre tipi di piatti eccellenti perché il 4 carriera culinaria l'abbiamo già avuto. Diventa sim adulto, lo siamo già. Esatto, e quindi siamo arrivati a questo punto. Qui lo terminiamo, così vanno tutti a casa. Comunque vi dicevo che con Anna, onestamente, faccio che condivida un segreto con Chiara, che le dice, ma come va il lavoro, come non va il lavoro? Insomma, sono un po' di giorni che, insomma, non sono molto convinta, non sta andando bene, tutti i progetti che mi danno, sembra che non stia andando per il verso giusto, ecco. E quindi non lo so, non so neanche io bene cosa fare, sono un po' combattuta, ma basta. Perché appunto non trova il giusto stimolo, diciamo così. Adesso li faccio un po' chiacchierare così. Ecco.
Ah, oh, maggiore vicinanza dopo una festa divertente, grande. Che figata, mi piace. Sì, questo si vale a tale 5, si fa già il pisolino. È già così vecchia dentro. Allora, vediamo. Dai, fiducioso, oggi è stata una gran giornata. Magari ci sale anche di livello. Comunque direi che oggi lo passiamo con loro e anche domani. Chiara, ma vai a casa per cortesia. Vabbè. Che è successo? Ah no, dormo solo. Boh, che cavolo era questa musica? Vabbè, dicevo, io direi che adesso aspetto che torni da lavoro e ci vediamo la domenica che si prende il giorno di ferie e passeranno una bella giornata in montagna. Sì, ho deciso. Bene, eccoci qua. Siamo a San Myshuno. Scusate, ma che cavolo dico? A Monte Comorebi. Aiuto, scusatemi. E dunque, un sima pet sitter grande. Si prenderà cura di Loki. Bellissimo. Ordina subito rifornimenti. No, direi che non. No, non è fondamentale. No, dai. E allora, io vi dico la verità, sto iniziando, l'ho acquistato questa espansione quest'inverno, sono in ritardo tremendo, però vabbè. E, per ora ho giocato solo con residenti, quindi non ho ancora provato le case in affitto, comunque non le avevo ancora guardate bene dentro e così, ma questa è molto molto carina. Sì, è anche molto grande solo per loro due, però vabbè. Io direi che possono iniziare subito a fare un bel fichi fichi, dai. Perché diciamo che io voglio vedere questo loro weekend come magari tempo per pass cioè, da passare insieme, solo loro due, godersi un po' loro come coppia, ecco. Però, insomma, la mia idea è che è che poi alla fine non riesca a restare incinta, appunto, come vi dicevo, proprio perché la mia idea è che adottino un bambino. Quindi immagino che loro facciano di tutto in questo weekend per provare, ma come stavano già facendo anche a casa, ma non c'è il modo, ecco. Comunque adesso loro fanno le loro cose, facciamo finta che lei faccia un test di gravidanza e risulti negativo. Quindi l'ennesima volta che non va. Questo era il senso della vacanza. Allora, sia amichevole con Anna. Lei voleva flirtare. Dai, dai, flirta, flirta. Bacialo. Spettegola. Romantico, flirt. Chi è che ci chiama? Simone. Io e Valeria Conti stiamo pensando di passare un po' di tempo insieme. No, lasciamo stare, non voglio creare nulla. Dunque, io intanto proverei. Aspettate che voglio vedere se. Com'è la loro tenuta invernale? Cambia abito. Boh, vediamo. Non ricordo mai in quale posizione lo metto, non so perché ci metta così tanto a caricarsi. Allora, lui così è col giubbotto. Oh, allora. Così, sicuramente.
E abiti, cambia abito, ta 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 ta, così, dai. Ah, fuori. Priscia, che cavolo. Cinosa. Flurba? Io intanto faccio foto. Mi preparo. Flemba. Più o meno. Dai, così sta. Dai, andata. Allora, visto che sono qui, io li farei andare anche ai bagni, no? Si rilassano un po', dai. Oh, Eccoci, eccoci scema. qua. Allora, dai, siete anche tesi, rilassatevi un po' qui. Vediamo se fanno da soli oppure no. Fai una doccia. Tu vai in bagno, sì, bravo. No, Simone, siamo in vacanza, scusaci. Fai una doccia. Oh, no, rilassati insieme, dai. Mamma mia, come siete tesi! Ma che ci faccio qui fuori? Ma sei al caldo! E dai! Non potete rilassarvi qui insieme? Dai, dai! Fai massaggio, dai. Madonna, come siete tesi, state calmi, dai. Non so, mettetevi qua. Ma anche tu, però. No, quanta pazienza, io li voglio mettere vicini un attimo. Oh, ce l'ho fatta. Oh, facciamo un po' così, cioè tutto sommato è la loro vacanza, no? Dai. Quindi non amoreggiate? Cambiate idea? Dai. Che cacchio di problema ha? Dai, Lo facciamo fare da lei allora. Dai. Adesso che sono vicini, in teoria dovrebbero riuscire.
Va bene, come hanno detto. Ok, eccoci qui, dai. Vai, Ananna, che tu stai crollando. Dai, però dormite insieme, scusami. Ok, direi che comunque questa giornata è andata, hanno fatto tante cose, si sono divertiti. Ok, luci automatiche, tutte luci, non ce la faccio a vedere le luci accese. E io direi che, appunto, dicevo, la giornata secondo me è andata bene, hanno fatto tante cose, purtroppo all'inizio c'era una bufera, fantastico, oggi è anche bello, figuriamoci noi con la nostra solita fortuna, diciamo così. Vediamo se c'è qualcuno nel chiosco in città, ma restano solo 4 ore di vacanza, cioè non voglio fargli fare colazione alle 4 del mattino. Adesso rimango qui, vediamo se arriva qualcuno nel chiosco. Ma come? Ma le ho pagate 2 giorni fa. Comunque, paghiamo le bollette. Non ricordo se addirittura in puntata, già nello scorso gameplay, oppure in quello prima. Ma va bene, va bene. Anna dice: dai, per oggi cucino io. Forse cucina solo per lei, anzi, sicuramente cucina solo per lei. Oh, riscaldati. Ottimo. Lei anche ha freddo. No, lei ha fame solo. No, ha anche freddo. Oh, va bene, torniamo a casa, dai. Eccoci, tornati dal nostro Loki. Allora, prendi gli avanzi, quello che c'è. Sì, anche tu. Loki me l'hanno dato via. Bene. Ok. Allora, io ho appeso qui il portapentole. Ci può anche stare in una casa di uno chef. Lei che perché cavolo ti sei vestita così che fa un freddo cane? Quantomeno così che c'hai le calze. Ah, lei va anche a lavoro. Mannaggia, è vero. Perché oggi è lunedì. Bene, vediamo se riusciamo a farle prendere. A farle passare di livello. Comunque, io direi che dopo aver, diciamo, tentato tu di tutto e di più per avere insomma questo bambino, e loro si affidano a una agenzia, facciamo finta che ricerca, vabbè, facciamo naviga su internet, Martin si informa e legge un po' come funziona e avvia le pratiche per una adozione. Quindi presto pensano di essere in tre. E nulla, quindi io direi che vi lascio qui con Martin che cerca un po' e chiama anche per una adozione. Dov'è? 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 Non so più neanche come si fa. Chiamo per un servizio, forse. Adotta un bambino. Sì. Io vi dico già che pensavo di adottare un bebè. E vi lascio così con un po' di suspense. Noi ci vediamo alla prossima puntata e nulla, scopriremo chi avranno adottato. Ci vediamo alla prossima, ciao!